Ciao a tutti e bentrovati, benvenuti in questo secondo appuntamento con Pokémon Y Random Lock. E oggi si va ad affrontare la prima palestra del gioco. Inoltre la squadra come sta messa? Molto male. Frank è l'unica che ho a livello 15, sta per evolversi, quindi andremo a farla evolvere. Ha uno strumento dato che ha raccolta come abilità e qui si allena bene Seme contro Milotic. Certo, ma non posso aspettarmi di trovare Milotic ogni volta. Eccola qua l'evoluzione. Questa è piuttosto lunga l'animazione di evoluzione qui, eh. Vediamo un po' che diventa. Boia, amico mio. Lo starter. Abbiamo lo starter. Pog. Ciao, non è fantastico sfrecciare sui pattini? Non dirmi che non hai pattini. Vabbè, te ne regalo un paio. Facciamo sfidare i nostri Pokémon. Se vinci te li do, ok. Dialogo top. È una bella alternativa alla bicicletta. Ah, ecco. Non mi entrava. Boh. Oh, bella presentazione anche, però sono un po' scomodi da pilotare, eh. Molto, molto scomodi. Oh, e Jenna, che succede? Salve, futuro campione! Sì, è la mia prima sfida. Acqua fresca? No? Che taccagni in questo gioco, mamma mia. Almeno di là tirava l'acqua fresca, qua niente. Bello. Allora. Vabbè, qui salvare è inutile, quindi andiamo direttamente con la sfida. Quell'espressione che trasmette tutta la tua determinazione nella lotta? Meravigliosa, semplicemente meravigliosa. È la prima volta che affronti una palestra? Fantastico, semplicemente fantastico. Le lacrime della sconfitta e la gioia della vittoria per me sono soggetti ugualmente pieni di valore artistico da immortalare con una foto. Comunque, per quanto riguarda me, il mio obiettivo mette sempre a fuoco la vittoria. Bel discorso, la vera capopalestra. Violetta, che Pokémon mandi in campo? Pokémon Viole, Mike? Hm? Chi? Quale Mike? Posso buttarmi di sotto? Erba? Beh, non è Coleottero, ma è il nemico del Coleottero. Perché Erba è debole a Coleottero. Anche contro il veleno, certo. E anche contro il ghiaccio. Insomma, Coleottero, Erba ha un po' di debolezza, non Coleottero. Coleottero ne ha poche davvero. Non proprio, però. Surskit, tuono. Andiamo di tuono, lo bruciamo, facciamo secco. Ovviamente le lotte in palestra tengo da conto da farle vedere per intero. Sono le lotte più importanti. Può succedere che contro un allenatore si perda un Pokémon, ma è molto raro. Invece contro il campo palestra è più facile perderli. E la medaglia è conquistata. Buono, la mettiamo lì in alto magari, eh. Fa la sua porca figura. Fino al livello 30 Pokémon seguendo le mie istruzioni. E questa è per te una macchina tecnica. Già. Allora. Ciao bella, che mi dici allora? Questa è la medaglia di tua sorella. Sì, eccola. Ti chiami Alexia, sei la sorella del capo palestra Violetta. E sei una giornalista. E per celebrare questo incontro condividi esperienza che terrò ovviamente attivo. È un JRPG. In tutti i JRPG la squadra livella insieme. Pokémon era l'unico che non ti faceva livellare tutta quanta la squadra insieme fin dall'inizio. È dagli anni 80 che si fa questa cosa, quindi... Guarda, io devo catturare i Pokémon. Se ti sta bene. Entriamo qua nell'erba. Qua è il labirinto questo. Ok, primo Pokémon. Chi incontriamo? Vediamo se era scuola. Cos'era? Teddy Ursa. Ah. Pochissime volte l'ho sentito il suo verso. Roosevelt. E no, non è un nome di quelli che da Gravier. Roosevelt era un presidente degli Stati Uniti e si chiamava Teddy Roosevelt, quindi capite bene da dove viene il nome. Allora, qua dentro dovrebbero esserci degli strumenti, vero? È certo. Non ci credo! Pietrafoglia! Let's go! Let's go! Dai! Subito, subito, subito! Dai! Che bello! Mamma mia, ragazzi, tante evoluzioni in questo gioco, dai! Boh. Un bel tank. Oh, però potrei togliere il Duraton ora? No, magari no. Oh, ci sono allenatori? Ciao. Ah, no, mi è bloccato. Il fatto che abbiano lo stesso typing i Pokémon che hanno in origine, ma non gli stessi attacchi, è un vantaggio. Se solo sapessi cosa hanno, raffica. Ok, la squadra comunque sia ora livella quasi uniformemente. Quindi
Sto tranquillo per i livelli, non mi preoccupo più, grazie al condividi esperienza. Facilita il gioco e condividi esperienza, facilita il leveling, che negli altri giochi c'è da tempo. E si trovava Lucario qui, e si trovava Lucario, e che ho preso? Che ho preso io? Ma io che cazzo ne so? Ah, peccato. Boh. Certo, eruzione. No! Perché non ha la vita piena, certo. Guarda, mi sto salvando proprio per il rotto della cuffia. E non me ne lamento, sono Pokémon abbastanza in gamba. Vedremo come si comporteranno poi più avanti, ma qualcuno inevitabilmente andrà nei box. Conosci un Pokémon chiamato Flabébé? Oh, vedo che è già registrato nel tuo Pokédex. Non l'ho catturato, l'ho solo visto. Pensa, Flabébé è un Pokémon di tipo folletto. I Pokémon di tipo folletto sono stati classificati solo di recente. Ciò ovviamente comporta la necessità di rivedere le compatibilità tra i vari tipi di Pokémon. Quindi, devi far lottare Pokémon folletto con quelli di altro tipo. Io mi chiamo Sina, un nome grazioso, non trovi? Io sono Dexio. Pokédexio. Il professor Prada mi ha affidato un Pokémon 2 anni fa. Si può dire che sono un veterano. Vuoi accompagnarmi al laboratorio? Ah, perché ora c'è Luminopoli. Bene. Ah, quindi devo entrare proprio io di prepotenza a Luminopoli. Oh, salve. Oh, senti che bella la musica di passaggio. Oh, è ritorno, buona. Con Delphox dovrei essere un bel 180 di amicizia, facendomi due calcoli. Bella, però senti che atmosfera. Tra l'altro, se andiamo da Professor Platan adesso, possiamo prendere un altro Pokémon. Andiamo? Bene, ok, dov'è Professor Platan allora? Qua è grande Luminopoli, Accipicchia, sarà bellissimo esplorarla. Ovviamente non ve lo faccio vedere per intero. Nel prossimo video, no, perché tanto poi non posso ancora affrontare la palestra qui. Il laboratorio è laggiù. Ah, certo, wow. Sobrio, molto sobrio. Ah, qua con i pattini si va bene, per carità, però non ce la faccio. È troppo fastidioso. Ok, il laboratorio è in questo edificio. Il laboratorio è l'edificio. O l'edificio è il laboratorio. Ah, no. Forse no. Il professore ti aspetta. Signorina, salve. Ah, no. Andiamo ad incontrare il Chad Platan che vuole circuire nostra madre, Beh. Che bella. Grazie per essere venuto fin qui da Borgo Bozzetto. Io sono il professor Platan. Allora, come sta andando la tua avventura? Hai incontrato molti Pokémon? Diamo subito un'occhiata al tuo Pokédex. Ho incontrato 11 Pokémon a Kalos Centrale. Il modo migliore per incontrare dei Pokémon è passare attraverso l'erba alta. Sì, grazie. Mi aspetto grandi cose da te. Ok, voglio affidare un Pokémon a una sola persona per ogni città. Shana e anche Serena. Bene, facciamo una lotta. Ma come, scusami? Ma non vuoi fidarmi un Pokémon e basta? Sei pro... Vabbè, loro due si scontrano tra di loro, io con Platan. Top. Però la lotta tra donne volevo vederla. Landon? Ben nome Landon. Bellissimo. Oh no, questi sono i Pokémon che mi farà scegliere. Quindi Amantike. Oh, fa male questo, Anche l'ho reso tipo erba. Dai. Oh, Bosco Malocchio si sta rivelando molto utile in combinazione con Perforbecco. Grande Lyron, seme, vabbè, sì. Pugno scarica di vampi? Oh, ma quella vuole rimanere squadra. Fraxur, oh, c'è Fraxur. Bello, mi piace. Allora, facciamo Octazooka per te. Ok. No, devo cambiare Pokémon. Mandiamo il Kappa.
Fraxure anche se evolve a un livello alto, però va fatto bene. Aspetta, visto che tanto ci sta Vampi che vola, mandiamo Vampi, Ante. Buonissimo il danno. Però l'alto? Vabbè, sì. Non lo so che è super efficace. Andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Lo può prendere un'altra onda calda? Sì, dai, andiamo avanti. Oh. Ok, era un roll molto interessante la confusione adesso, eh. Rimandiamo il capa. Ah, era assalto. Buono. Doduo. Fraxure. Assolutamente Fraxure. Non posso scegliere neanche Mantyke. E poi Mantyke deve evolversi quando ha Remoraid in squadra. Cioè, dai. Un metodo evolutivo un po' strano per lui. Fraxure è l'unico che evolve insieme a Doduo tramite livello. Però no. Voglio rischiare. Doduo si evolve molto prima di Fraxure. Malamar, Musharna e Duskull. Gioco Duskull, che è l'unico che si può evolvere ancora. Ma dare un soprannome? Sì, certo. Umbel. Oh, Umbel. Nome che è così, nulla di particolare. Nessun richiamo particolare. La Blastoisite mi servirà sicuramente, certo. Ma professore, ora che ci penso, ci attaccava con i tre starter di canto? Mi pare di sì. O ricordo male? Perché non può usare dei Pokémon diversi. Devo controllare assolutamente. Oh mio Dio. Sì, ci attacca con gli starter di canto, ma quelli che poi ti fa scegliere sono diversi. Quindi sono quindi sono codificati diversamente quelli che puoi scegliere da quelli che lui usa. Bello. Sono impaziente di vedere le potenzialità dei ragazzi selezionati dal professore. Ecco qui uno di loro, questo è Link. Link, vieni un po' qua. Ah, il professore ti ha dato un Pokédex. Eccellente. Sei senza dubbio un prescelto. Il mio nome è Elisio. Il professore è stato per me una preziosa fonte di conoscenza sui Pokémon. Ciò che ho appreso mi sarà molto utile per il mio obiettivo di costruire un futuro migliore. Ah, vedo che hai un Holomox. La conoscenza è potere, ricorda. Quindi non dimenticare di usarlo. Questo mondo deve diventare un posto migliore. E i Pokémon e gli allenatori prescelti devono impegnarsi a fondo perché questo avvenga. Ora devo andare. Porgi i miei saluti a Professor Platan. Non desidero altro che rendere più bello questo nostro mondo. Che motivazione fantastica. Cosa intenderà Elisio con rendere più bello il mondo? Nella nostra vasta regione di Kalos ci sono tanti Pokémon diversi. Va bene. Oh, allora, possiamo uscire? No, a quanto pare no. Shana vuole vedere un bel posto e quindi mi lascia. Sì, guarda, me ne stavo andando, eh. Ti aspetto al Caffè Soleil. Va bene. Qua c'è il centro Pokémon, che è dove direi di concludere l'episodio. Tu che sei quello che dà le Pokémiglia? Ah, quante Pokémiglia ho? 5. 500 per le caramelle rare. Tu sei pazzo. Sei scemo proprio nel cervello. Allora, amici miei, qui termina l'episodio. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente ad un prossimo video. Ciao!